si trovano a bordo campo e si può partire. A te Angelo, buonasera. Buonasera a tutti, fischio d'inizio da parte del direttore Marinelli della sezione di Tivoli, si gioca al Franchi con Osimhen, ancora l'anticipo di Martinez, guarda, poi è sottile, rapidissimo, punta diretta avversario, entra in area, va sottile col mancino, pallone strozzato dei centrocampisti della Fiorentina, sottile, con il destro a girare, pallone strozzato che resta lì, poi Jovic anticipato, ancora buona, Bonaventura dalla distanza! Fiorentina vicina al vantaggio al 23esimo con Jack Bonaventura. Lorenzo lo consegna a Biraghi, adesso le squadre sono lunghe, attenzione perché la Fiorentina può far male, e il pallone profondo di Amrabat per Sottil, sale anche Barak, va a Sottil a puntare Rachmani, entra in area Sottil, pallone sul destro, strozzato, finisce tra i guanti di Meret, la Fiorentina si inserisce bene, Zielinski alza la testa, il cross sul primo palo, Martinez quarto e poi Lozano, Osimhen, e il Napoli trova il vantaggio praticamente al primo tiro. Ma c'è una segnalazione di offside, a parte la situazione, quindi non ha nessun senso parlare. Osimhen è oltre al difensore, quindi in teoria siccome il portiere è fuori dai pali ce ne devono essere due di difensori. Bravissimo, Bonaventura, Jovic spalla alla porta, esce su di lui Kim, lo scarico è ottimo per Barak che può andare a calciare dalla distanza, batte rindia su Anghissa, poi si inserisce sempre rapidissimo Zielinski, Kvaratskhelia punta Dodò, rientra con il destro, il cross sul secondo, sale Lozano che di testa praticamente si mangia il gol del vantaggio al 50esimo. Prova a spalmarsi sul campo e cercare l'affondo migliore. Sottil alza la testa, il cross, pallone deviato, ci arriva Dodò, scarico per Amrabat, Malè, limite, non ci sono spazi, sì, ottima l'apertura di Malè per Sottil, bravo. E ancora col piattone destro ad impensierire Meret. Raspadori prima ha usufruito anche dell'invenzione in qualche modo di Politano, tiro di prima intenzione, di Gollini, ma la parata comunque di Gollini a mano aperta con palla che va verso l'angolo, passo spinta e giù in un attimo, è assolutamente una parata di una qualità comunque enorme. Approfitta Dodò, Kwame, Fiorentina può farcela, Napoli è molto stanco, ancora Kwame, elastico di Kwame, scarico per Malè, siamo sul limite, Sabonara dalla distanza, destro strozzato.